tematica di uomo in uomo, un modello maschile che nel subconscio associa l'immagine del padre che se n'è andato di casa quando era bambina. Crede di trovarlo in un architetto attempato al quale si abbandona. Mentre Joy passa di successo in successo prestandosi a generi pubblicitari sempre più osè, passa pure per ogni genere di esperienza sessuale fino all'estremo avvilimento. Dunque, Joy è un film dove appellarsi alla psicanalisi, al femminismo e ad esotici riti buddisti e induisti, degenerazione dei tantra, libri canonici dell'induismo Shakta, è un pretestuoso alibi culturale per tentare di conferire rispettabilità a questo ignobile e interminabile filmato di immagini osè dell'italiota Bergonzelli e contrabbandare per cultura un genere erotico dei più avvilenti. La regia è di Sergio Bergonzelli, per l'appunto, con Claudia Udi, Gerard Antoine Ward, Manuel Gelin. Genere è commedia, diciamo pure erotico. 105 minuti, origine Francia, vietate ai minori degli anni 18. Signori, grazie, buona serata, alla prossima recensione, alla prossima puntata. Buonasera.